Buongiorno Mary, buongiorno a tutte le amiche, sono qua al solito appuntamento di ogni lunedì. Buon inizio settimana a tutte, che sia una bella settimana. Io sono qua per presentarvi oggi una bella ricetta light. Una parmigiana di zucchine grigliate, o meglio gratinate, perché grigliata non è. E zucchina senza fritta, senza uova, senza niente, è solo gratinata al forno, che dovete provare, anche perché chi ci tiene di più per la dieta o perché non può mangiare uova o frittura, è molto indicata per questo uso qui ed è molto buona. Io vado avanti con gli ingredienti. Abbiamo delle zucchine che io, per semplificare il tutto e il tempo specialmente che ci metto a fare queste cose, me le preparo prima, le ho già gratinate. Come le faccio? Le taglio, le metto un po' sotto sale, che mi esce quell'acqua che poi non va ad allungare gli ingredienti nel tegame quando la cucino al forno, me la mette fuori sotto il sale quell'acqua, e poi le condisco con pan grattato, un po' di parmigiano, pizzichino di sale e proprio un filino di olio e le metto in forno. E me le preparo, me le tengo a parte così. Poi ci metto del parmigiano, dei pezzettini di pomodori freschi, pochi, non assai, del basilico, pizzichino di sale, sì e no, si può anche evitare, della mozzarella e un filino di olio. Questo è tutto il procedimento e questi sono gli ingredienti per questa parmigiana, che messi insieme danno un gusto favoloso. E piace, non si stanca, non sazia, è leggera, ha tutti i requisiti per uno che vuole seguire la dieta. Passo subito alla preparazione, dopo aver segnalato gli ingredienti passo alla preparazione. Vi voglio ricordare, care amiche, che io preparo sempre per 4 persone, poi voi volete aumentare, qui non ci sono da pesare, non è complicato, l'importante è fare l'operazione giusta, preparare gli ingredienti come li ho fatti io, poi potete aumentare come volete, secondo le persone che avete a tavola. Questa che faccio oggi è per 4 persone. Notate bene. Vado subito a mettere 2 pomodorini sotto la teglia. Tagliati piccoli. Io preparo tutto prima per spiegarvi, se no mi occuperei di tutta la giornata la rete TV. Andiamo a mettere le zucchine gratinate. Che sono dolci e buonissime, anche fatte in questa maniera. Quanto ne vanno, qualche fila. Possiamo stringere così viene un po' più. Aggiungo ancora dei pomodorini, un po' di basilico a seguire.
Ancora la mozzarella. La mozzarella basta, l'ultimo strato non se ne mette, il filino dell'olio anche a questa fila di zucchine, copriamo il tutto, l'ultimo strato con le zucchine. Voglio precisare, care amiche, mentre preparo, vi vorrei dire una cosa, che queste ricette non le prendo né dai giornali, sono cose che ho sperimentato a proprie spese. L'ho fatto una volta, gli ingredienti sono buoni, si gustano in questa maniera e l'ho riprovata a fare. E la consiglio anche a voi se volete. Potete mettere anche qualche zucchina in più. Ecco qua. Così viene bella quadrata. Adesso c'è solo da mettere dei pomodorini. L'ultimo strato, non più ripieno, non più basilico. Pomodorini e parmigiano in ultimo. Qualche pomodoro di più sopra, così fa una bella figura e non si brucia. Finché cucino un po' il pomodoro, non mi va a bruciare la zucchina. Ecco, io ho finito, metto parmigiano. Dopo aver finito l'ultimo strato delle zucchine, ancora un filino di olio sopra, la parmigiana è pronta da infornare. Care amiche, io ho finito di preparare questa parmigiana. Adesso il forno ben caldo, sempre a 180 gradi, una mezz'oretta e la parmigiana si potrà servire dopo. Ricordate sempre che questa parmigiana non è fritta, è solo gratinata con un po' di pangrattato e un po' di parmigiano. Ricordate sempre che le zucchine le dovete tagliare e metterle sotto sale un po', in modo che mettono fuori tutta l'acqua. Pressate un po' con un peso o qualcosa, vi mettono fuori l'acqua, così rimane più asciutta quando è cotta. Ora che ho finito, vado a mettere in forno la parmigiana per una mezz'oretta. Care amiche, dopo una mezz'oretta infornata la parmigiana, questo è il nostro risultato. Questa è una parmigiana light con zucchine solo gratinate, non fritte, senza uovo. È molto gustosa, provatela e poi ne farete i conti se farla o meno. Io ve l'ho proposta perché la faccio sempre. Non vi dico altro. Mi preparerò per lunedì con un'altra buona ricetta. Speriamo che tutto questo sia di vostro gradimento e sempre più numerose ad ascoltarci. Io saluto Mary,
lo staff di Amica 9. Ringrazio ancora Pietro di Lernia che mi fornisce di tutti questi ingredienti buoni. È tutta roba sua questo che io metto in pratica, che uso. Ringrazio ancora da parte di tutti. Arrivederci alla prossima settimana. Tanti bacioni, stavolta proprio spendo bacioni a tutte le amiche e anche un saluto al mio club, Club di Lernia. Bacioni a tutti gli amici e le amiche. Ciao ciao!